Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Flora Gold Capsule. A cosa serve? Flora Gold Capsule ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la funzionalità intestinale. È commercializzato in Italia dall'azienda Golden Pharma SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Golden Pharma SRL. Concessionario: Golden Pharma SRL. Categoria di appartenenza: integratori per la funzionalità intestinale. Forma farmaceutica: capsula. Confezioni: Flora Gold Capsule 12 capsule. Indicazioni: Flora Gold ha consigliato nel trattamento delle disbiosi intestinali associate o conseguenti ad un trattamento farmacologico, in caso di diarrea o stipsia in generale, per favorire la fisiologica funzionalità intestinale. Modalità d'uso: si consiglia di assumere fino a 2 capsule al giorno o secondo necessità, da deglutire senza masticare né aprire. Descrizione e caratteristiche: integratore alimentare di zinco e lattoferrina con fermenti lattici vivi. Componenti e caratteristiche: zinco. Ha un micronutriente fondamentale per lo sviluppo normale dell'organismo dell'uomo. Molti enzimi hanno tra i loro costituenti lo zinco, che ne regola l'attività. Ha dotato della capacità di tenere unite le subunità molecolari, stabilizzando la struttura proteica stessa. In ambito del sistema immunitario, alcune sue funzioni sono regolate dalla presenza di questo microelemento, la cui carenza determina un indebolimento delle difese immunitarie ed aumento delle patologie infettive. Lattoferrina: ha una glicoproteina che lega due atomi di Fe2+ ed ha presente nel latte materno in molte secrezioni. Esplica diverse azioni, tra cui immunostimolante, promuovendo la crescita e la differenziazione dei linfociti T e per CD4, CD8 e dei linfociti B, ed ha anche un ruolo importante nella liberazione e regolazione di mediatori chimici chemiotattici. Un'azione antibatterica, non rendendo disponibile il ferro libero, essenziale per favorire la crescita dei batteri patogeni, rendendoli così più vulnerabili all'azione degli antibiotici, ad esempio la più facile eradicazione dell'Helicobacter pylori ottenibile con l'assunzione di lattoferrina durante la terapia antibiotica. Un'azione antivirale, impedendo la fusione e la penetrazione del virus nella cellula ospite. Un'azione antiossidante, chelando il ferro libero, contrasta la formazione di radicali liberi, e anche un'azione antianemica. La capacità di questa glicoproteina di chelare il ferro risulta essere benefica, in quanto aumenta la biodisponibilità del ferro stesso. Fermenti lattici vivi. Le principali funzioni di L-rhamnosus presente sono quelle di riequilibrare la flora batterica intestinale, prevenire lo sviluppo di batteri patogeni, migliorare le funzioni digestive contrastando stipsi, diarrea, gonfiori addominali ed alitosi, contribuire a migliorare l'intolleranza al lattosio, coadiuvare a migliorare le difese immunitarie stimolando la produzione di immunoglobuline e l'attività dei macrofagi. I bifidobatteri, B. Longum, che contribuiscono ad impedire la colonizzazione dell'intestino da parte di batteri patogeni, producendo acidi quali lattico, acetico e acidi grassi a corta catena, che abbassano il pH dell'intestino, nonché altre sostanze ad alto potere disinfettante come il perossido d'idrogeno, che sfavoriscono lo sviluppo dei patogeni. Cooperano inoltre con i batteri lattici nel ristabilire un corretto equilibrio della flora batterica intestinale. Alcuni lieviti invece, come il S. boulardii, agiscono come flora saprofita temporanea per proteggere il sistema intestinale e mantenerlo in stato di buon funzionamento. Nell'intestino, questo lievito produce acido lattico e vitamine del gruppo B ed allontana i ceppi di lieviti dannosi. Alcuni studi hanno permesso di mettere in evidenza i diversi meccanismi di azione che S. boulardii utilizza per sradicare gli agenti patogeni, per inibire l'azione delle tossine e per ripristinare la capacità di assorbimento della mucosa dell'intestino, mentre altri studi clinici hanno altresì mostrato che è utile nella prevenzione e trattamento della diarrea associata all'antibioticoterapia. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un corretto stile di vita. Non consumare di corso il termine ultimo di conservazione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Conservare in luogo fresco, 25 gradi, ed asciutto e al riparo da fonti di luce e calore.
Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.